Animali senza fattoria, il fantastico mondo di Gianfranco Asveri, fanciullino pascoliano o bambino birichino? No, chi lo sa? Lei è il discorso. Niente. Mentre camminavamo, perché tu non ti fermi mai, mi hai raccontato una frase di Nietzsche. Nietzsche, sì. Che questo qui me l'aveva suggerita questo amico mio poeta, che diceva questo concetto nicciano, no, di Nietzsche, diceva, e quindi dovremmo fare tutti così, butta avanti le tue idee e raggiungele coi fatti. Questa era una cosa che mi aveva suggerito questo amico poeta, si chiamava Ferdinando Cogni, ed era una frase di Nietzsche. Io un giorno camminando con Ferdinando Cogni, che c'era una bellissima giornata di luce, c'era il sole, e a un certo momento sulla collina destra, dove noi camminavamo su questo sentiero, eravamo sulle colline, sulla collina a nostra destra, vedo l'ombra di un volatile che vola, che però non c'è il volatile, c'era l'ombra che camminava, il sole lo proiettava perché lui era in alto ancora nel cielo. E a un certo momento, vedendo quest'ombra che viaggiava sulla collina, l'ombra di questo volatile che era in cielo, viaggiava, a un certo momento ha atterrato è andato a collimare con l'ombra che c'era, cioè il suo corpo collimato con l'ombra. Quindi si è concretizzata l'idea di Nietzsche, io ho visto questo, cioè dove l'idea è come si dice lì, è un'ombra, no? Perché è qualcosa di impalpabile che però c'è, la senti dentro, e poi il corpo, cioè è andato a collimare. Lei ha detto a sé, è possibile, e questo è onestà del compiersi, ecco, butta avanti le tue idee, raggiungi quei fatti. Il coro, c'era la sua ombra che era l'idea, a un certo momento si vede proprio, si è visto proprio il coro, è diventato una cosa sola. È quello lì che uccellino è? E che savei, c'è scritto, adesso non so, non c'è una, cioè chiamami come vuoi, si chiama questo qui, te ce lo devi dare. Adesso nel catalogo che ci sarà, il titolo di quest'opera, se c'è, chiamami come vuoi. Quindi te lo guardi e te devi vedere te come si chiama. Perché lo puoi chiamare come vuoi. Difendo la mia follia, perché c'avevo questo amico poeta che diceva, se la cultura è quella che vedo in giro, difendo la mia ignoranza. Questo amico poeta mio che era vissuto onestamente nel compiersi come fa un fiore. Dove scappi? No, dove scappo? Sta buono lì. Allora, Gianfranco Asveri, è una vita che non ci vediamo. Sì, è una vita che non ci vediamo, sì. Sono venuto anche nel tuo studio, sì. Ma è ancora così il tuo studio pieno di colori? Forse un po' peggio, perché faccio fatica anch'io a passare, perché ho buttato ancora di più lì la roba. E te allora, ci sei stato, cavolo, ma questa è la regione Emilia-Romagna, cioè qui tu fai una mostra oggi. Sì, mi fanno una mostra, ho conosciuto chi me la cura, la Silvia Bonomini, e niente, poi la Gloria Evangelisti. Ma cosa è successo nel frattempo? Cioè, hai ancora i tuoi cani? E adesso dei cani non ne ho più, perché l'ultimo è morto nel 2019. Si chiamava Lecce, perché me l'avevano portato su da Lecce, te l'avevo raccontato la storia della Lecce, e poi dopo ho fatto un'analisi, perché i cani che ho avuto io, tu lo sai benissimo, erano tutti randagi, tutti abbandonati. Io ho raccolto i cani perché raccoglievo, come se raccogliessi me stesso, per me sono stato abbandonato da bambino. Io ho fatto 9 anni di orfanotrofio, ma non perché mi ha abbandonato la mamma, perché eravamo in tanti, famiglie numerose, era morto il papà, eravamo poveri. E allora mi ha messo in orfanotrofio, ho fatto 9 anni di orfanotrofio, e come il cagnolino che lo mettono nel canile, no? Perché un po' lezze la storia, capito? E allora quando sono uscito a raccogliere queste anime di questi animali che venivano abbandonati, è un po' come raccogliere me, insomma. Sono un egoista, cioè in sostanza raccoglievo me, non i cani. Cioè, sì, ho capito, ma adesso perché non li raccogli più? È perché io adesso ho 74 anni, compiuti da poco, il prossimo anno è un 86, allora il cane, se lo vai a prendere campa des anni, 74 più des in 84, me ho 84 anni, perché poi il cane vuole te, non vuole essere dopo rimesso nel canile, cioè perché è una delusione che prova, perché lui quando arriva è l'unico essere, l'unico secondo me, l'unico animale che quando arriva il tiraferro, il suo portafoglio,
tu col cagà in sa cosa e te le dai in mano, te dici che le tu col cagò, tigne, cose che l'uomo non è capace di fare, neanche i genitori. Il cane ti dà tutto quello che tutto ha? Tutto quello che ha, tutto. Tira fuori la sua portafoglio e te la dai in mano, di cuschele tu il curcagò, tieni. E dopo se tu non lo puoi deludere portare al canino, hai capito? Quindi io 74 più 10, 84, 84 anni ho bisogno della badante se salta fuori. Cioè, hai capito? Allora questo ragionamento va fatto, cosa che non so, solamente dico forse 7-8 anni fa non lo facevo, se quelli che arrivavano prendevo, insomma, hai capito? No, l'ultimo è morto nel 2019, si chiamava Lecce, c'è il mio campo fuori, il campo santo, lo sai, è santo davvero quello, e ci sono sotto seppellite tutte le anime questi, di questi animali, dove c'è, ognuno ha la sua pietra con il suo nome, e per me è un territorio sacro, ecco. Polga e anche i cimiteri dove vanno a portarci fiori, ma quello è sacro davvero, perché ci sono sotto degli esseri che mi hanno dato tutto, tutto. Ma tu vivi da solo adesso? Sì, vivo da solo, c'è una compagna che ho incontrato, Catalamorosa, che aveva ormai santa sei cane, ecco, per dire, però, e che è di Vicenza, è un'anima molto bella, molto così, che però lei abita là, perché c'è la casa là, è morta la mamma, quindi deve curare anche la casa così. Quindi lei viene su il weekend, ci incontriamo, andiamo. Ci siamo incontrati perché sa leggere veramente la pittura, ama la pittura così, le sa anche di sera, no? Cioè per dire, è venuto a vedere nel 2007, è capitato questo, l'Arte Fiera Bologna, ha visto un mio lavoro, no? Che è presentato da una galleria. E da lì è nato tutto, ha voluto conoscermi di qua di là, è nata proprio, ci voglio bene, ecco, ci voglio bene. Bene. Ecco, tu, Non sei più randagio. Eh? Non sei più randagio. No, no, per ciappame è difficile, ciappame, anche te, non pensare, ma ciappi, ricordatelo, scappo, no, mi concedo che però dopo il momento giusto scappa. Siamo unici nell'universo, cioè ognuno ha il suo modo di postura, il suo viaggio che continua e la libertà, la nostra libertà senza mai poi mettere in discussione quella degli altri, ma noi ma siamo unici. Cosa sta succedendo adesso nel mondo? E nel mondo io adesso sto facendo un ciclo di lavori, no? Insieme ad altri, che si chiama l'Arca di Noè, che avevo già fatto forse anche prima. L'Arca di Noè, cioè che è un pretesto per dipingere, un po' tame Morandi, Buttigli gli trovava, è un pretesto per dipingere, per far cantare il colore, per dargli la poesia, il colore, le sfumature, il tempo, la memoria, Morandi è grandissimo, ecco è un pretesto, le bottiglie così, è un pretesto anche l'Arca di Noè, quello che io... Allora ti spiego una roba, il mondo di adesso è finito il Covid, no? Secondo me adesso è finito questo virus, ce n'è uno in giro, perché mia le mozze, secondo me non ci sono vaccini, che è la follia e sta aumentando moltissimo. L'uomo, e lì la follia dove c'è, non so, la mamma che lascia 10 giorni la bambina in casa, fregandosi, muore la bambina, quello là che la butta su dal balcone, quello che fa a pezzi la mamma, poi la taglia e la porta. Tutti i giorni è così. Si litigano per strada, smassano di qua di là. E questo è un segno della velocità, delle cose che non c'è più il senso di colpa. Cioè, quando io ero bambino, la maestra, quando si andava a scuola, oltre a insegnarti dove era collocata l'Italia, in mezzo al Mediterraneo, non so per dire, la Sicilia, cioè, tutte queste cose, 2 più 2 fa 4, ti dava anche, ti incuteva, ti innestava, ti impollinava il senso di colpa, che è un valore grande, cioè capire quando tu hai sbagliato, cioè hai capito, e ti senti, ed è una rinascita quando tu senti questo, invece di essere colpa, le danno, la colpa è sempre clata, la colpa, e quindi cosa fai? No, è la guerra è la stessa roba, cioè non c'è una riflessione umana dove dici siamo nessuno, ma che mia. Io volevo portare una lettera degli indiani d'America, poi l'ho lasciata a casa, me la sono dimenticata, non so se la conosco,
di un capo delle tribù dei Pelle Rossa che scrive, non, te l'avevo già raccontata questa storia. Dimmi. Forse la conoscono, certi dovrebbero conoscere, dove lui dice e scrive al presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce, siamo nel 1855, bisogna andare a Cataclan, e dice, ci giunge notizia da Washington, scrive lui, no? Scrive, non so come, che l'uomo bianco desidera acquistare le nostre terre. Dice, ma l'idea ci sembra strana. Noi non siamo padroni di niente, né della freschezza dell'aria, né dello zampillare dell'acqua, né dell'azzurro del cielo. Non sono padroni. L'idea di cercare di comprare da noi ci sembra strana. Sono padrone a niente. E non sono delle fanno guerra, ma sa dire, per accaparrarsi un pezzo di terreno. È una cosa, bisognerebbe, questa lettera, li hanno sterminati questo popolo. E dice una cosa molto bella, che me la ricordo a memoria un po', dove c'è un passo dove dice quando Ada quando c'è un passo che dice e dice quando dice così i bisonti saranno stati tutti sterminati, i cavalli selvaggi tutti domati, quando le colline saranno invasi, saranno oscurate, quando il cielo sarà, le colline saranno oscurate dai fili che parlano, e tutte queste cose qui, dice così, l'uomo bianco si chiederà dove è l'acqua scomparsa, dov'è, non so, per dire, il fiore scomparso, è quello che sta succedendo. E allora cosa significa dire addio Rondone e dire addio se non la fine della vita è l'inizio della sopravvivenza? Noi stiamo sopravvivendo, stiamo vivendo, è un sopravvivere. I nostri vecchi, i gannagneti, vivevano come fa, ma adesso io non sono un santone, però queste cose qui mi fanno riflettere, insomma, mi fanno riflettere, poi dopo ognuno fa come ne hanno avuto. Però se uno, ognuno un po' di queste cose, specialmente nelle scuole, perché il bambino finché è piccolo, cioè, e ci impollini invece di dare, adesso tra conti gusto, poi chiudiamo, se ti fa piacere, sì. Chiudiamo. Allora, io conoscevo un vecchietto, no? Ho conosciuto, ecco, questa è molto bella, ecco, ho conosciuto un vecchio, si chiamava Nereo Mignani, che era del mio territorio, del mio paese quasi, avrò avuto un 80, Samanà quant'anno il Gava, delle volte gli dicevo, Neo quant'anno get, e lui io gli dicevo, 85, net 90, non lo sapevo quanti anni aveva, e un giorno c'era nel suo paese, c'era la festa del paese, e la sera, a conclusione della festa, c'erano i fuochi artificiali, no? E allora io gli ho chiesto, no? Quel giorno lì proprio, era pomeriggio, stasera che i fuochi artificiali nel tuo paese, io guarda, a Piasanie, stasera ci sono i fuochi artificiali nel tuo paese, li guardi, ti piacciono? Sì che li guardo, sì che mi piacciono, ma a me piace più guardare una nuvola quando cambia forma, quando cambia colore, chiuso, cioè chi è che la guarda più una nuvola quando cambia forma, quando cambia? Fuochi artificiali, bellissimi, artificiali, è un artificio, non è una verità, la nuvola la cambia forma, la cambia colore, poesia pura, andata ad abitare in un'anima semplicissima, che forse era una fatta qui, te le metto. Però queste sono le cose vere, i bambini, bisogna cominciare a teorizzarsi un po' questi strumenti, questo, anche questo che c'hai in mano te, e cominciare a farli osservare la nuvola quando cambia forma, quando cambia, e vedrai che andando avanti, se noi impolliniamo con questi valori che esistono, forse si aderisce un po' questo nuovo, forse, non lo so dire. Però, no, è giusto usarli, però sono dare un po' troppo, quella misura che è mia. Boh, fine. Sono curioso di vedere i tuoi quadri nuovi. Adesso li vai a vedere. Allora, ti spiego. Cos'è questo? Questo qui è una mostra che ho fatto e questo che ho dedicato a mia mamma. Mia mamma, che mi osservava, quando lei ha cominciato a vivere di pittura, pitturà, mi osservava come se ho messo il mondo, un essere che... Ho messo al mondo un essere... Sì, mia, non capiva cosa potevo fare nella vita, cioè lei mi osservava, perché sai, una mamma
di qua di là, perché mi pitturava. Ma tua mamma quando l'hai incontrata dopo che lei ti ha abbandonato? Mi veniva a trovare, non fa una trova, mi veniva a trovare. Poi dopo io quando sono uscito da... che io sono perito meccanico, perché nel frattempo, intanto che ero dentro, studiavo. Ma quando sei uscito dall'orfanotrofio tu? Io sono entrato a 12 anni, sono uscito perché sono stato sono uscito a 21 anni, ero perito meccanico, mi sono diplomato, però me dopo ho sempre pitturato. E quindi, tua mamma? E mia mamma, poveretta, mi guardava, sì, sono in missa il monge, perché sai, non vivi di qua, però era talmente forte questa cosa qui. Per cui nel bene o nel male, che piacciono bene. E allora cosa hai fatto? Hai dedicato? Allora io ho dedicato, perché quando ho cominciato a dipingere, che abitavo con lei, poi dopo quando sono uscito, abitavo con lei lì dove tu sei stato, hai capito? E allora io mi sono fatto quello spazio dove lei teneva il ripostiglio, lo sai, no? Che tu l'hai visto, quel ripostiglio dove lei metteva le cose vecchie, non c'era da buttare via, non c'era il consumismo, c'era il materasso vecchio, insomma, la pugnata stossa invece, che non si buttava via. Io ho cominciato a dipingere lì dentro e buttavo via, per farmi spazio, queste cose. Mia mamma, via, la roba, e niente, la mazziva, ma Safet, no, che il vigna buon, cioè, hai capito, tutte queste cose, che perché la mentalità da allora, adesso c'è il consumismo, che da spendi soldi per fare la vigna tutta, per traia via, cioè devi chiamare, non so, certo, quello che raccoglie le immondizie. Ma vedere i quadri. Allora, niente, allora io questa mostra, questa cosa qui, questo catalogo l'ho dedicata a mia mamma, perché quando la capì, che poi dopo io... Ma ci sono i quadri che hai esposto qui? Anche, perché dopo è un percorso di vita e di lavoro, sono sempre io, non sono questi, perché qui è una mostra del 2009, quindi no, l'ho portata perché lo dedico a mia mamma, questo catalogo, perché quando ho capito che io ero malato di pittura, poi non capiva la pittura, poveretta, cioè quello che facevo non lo capì, però ha capito che era una malattia, e loro la mai zgheda sburdacià, perché aveva capito che io per lei sburdacciava, impastare il cuore, sburdacià vuol dire sporcare, zgheda sburdacià, sburdacia la den, cioè in quello spazio dove io butto, cioè loro ha detto vabbè, zgheda sburdacià, però è mia nata apposta, sburdacia le den, e allora io ho dedicato questa mostra a mia madre, la malassà sburdacià, a mia madre che mi ha lasciato sporcare, ma le mie finì, ecco perché sono tornato indietro a prendere il catalogo, perché quando come si dice lì incontravo mia zia che abitava a Chiaravalle, dove c'era seppellito allora il mio papà, perché i parenti poi erano un po' tutta, hai capito, così il 2 di novembre li incontri sulla tomba dei comuni parenti, perché detta catacula le parenti eravamo parenti, ecco. E il 2 di novembre, quando incontravo mia zia che si chiamava Varani Maria, mia zia Varani Maria, il 2 di novembre, tutti gli anni, sulla tomba dei comuni parenti, mi diceva: Gianfranco, ma te pitturto ancora? Et non mo cata un mister? Ma dipingi ancora, non hai ancora trovato un mestiere? Però capito? Ecco, questo io, perché veniva dal cuore, quando l'uomo, l'anima viene proprio del cuore, semplicità è una cosa vera, è poesia, è l'amore, non è un'offesa, anzi è testimonianza del percorso di vita che tu fai, e così insomma. Andiamo a vedere i quadri. Sì, andiamo a vedere i quadri, perché è una cosa. Eccoli qua i tuoi quadri. Rimani sempre un bambino, te. Sì. Sì? Beh, certo, scusa. Lo difendo. Non è una pittura da bambino questa. Guarda. La cosa bella, Gianfranco, vedi, qui siamo, là c'è l'assemblea regionale, no? Sì. Dove si radunano tutti i politici. E fare vedere, prima che entrino a prendere le decisioni, questi quadri, quasi di un bambino, no? Sì, sì. Che i politici non amano l'arte, non gliene frega niente dell'arte. Secondo me è una cosa bella. Cioè, è un qualcosa, cioè, perlomeno...
È un ricostituente. È un... Come usi tu il termine che usi tu? Impollinazione. Sì, impollinazione. È un'impollinazione di bello. E speriamo che faccia fiori, faccia miele, cioè l'impollinazione. Cioè che è un ricostituente, è un'impollinazione, come hai detto te. No, lo dici te, lo usi te la parola impollinazione. Sì, è impollinazione, cioè potrebbe essere che vada a buon fine, perché sai che le api fanno questo, certi non tutti poi fanno, hai capito? Il fiore riesce a dare altri fiori, però tanti lo fanno. Vedo che fai molte arche, c'è quasi il l'arca di Noè. Perché si te l'ho già detto, no? Che si salveranno i semplici, gli animali, dopo questo virus arriverà la follia, cioè ma è un pretesto per dipingere, cioè l'arca di Noè è un pretesto. Però un po', cioè chi si salverà dalla follia? Perché si salveranno i ricchi? Penso proprio di no. Penso proprio, non perché i soldi distruggono, corrompono di qua di là, ma quando che questo virus... No, si salvano i selvatici, quelli che conoscono. Io quando andavo a Milano, cioè per dire, adesso ti spiego cosa vuol dire questo. Quando andavo a Milano, che arrivavo in treno di qua di là, la prima cosa che facevo, lo dicevo così scherzando anche, però con un fondo di verità, la prima cosa che facevo, scendendo lì in piazza Duca d'Aosta, no, dove era la prima pianta, riguardando dove era la prima pianta, il primo albero, perché dico, se succede un sera, metti un'inondazione, una cosa qui, io mi arrampico su, poi lancio l'SOS, però prima cosa cercare di salvarmi io. Hai capito? Invece oggi come oggi l'uomo, sai cosa fa? Non è più capace di salire sull'albero, cioè non è più modo di salvarsi da lui, di cercare di salvarsi. Chiama il 118, lancia l'SOS, cioè no? Invece prima bisogna sapere dove salvare te, cioè devi essere te a salvare, poi dopo invece adesso demandiamo tutti ad altri la nostra salvazione, invece noi dobbiamo cercare di usare quella parte di selvatico ancora che ci salva, cioè hai capito? E quindi adesso io lo dico scherzando, però si salveranno, su quest'arca ci saranno i semplici, i bambini, i selvatici, hai capito? I ricchi stanno sotto di alloggio, i valmi è più soldi, ma poi ricomincerà di nuovo, dopo da giudaggio arriveranno i soldi, però in quel momento lì il ricco lo sa, perché salva questa barca lì, soda in valmia, non c'entra niente, su quella barca lì si salva chi è capace di salire, chi sa nuotare, se ne sa andare a fare i corsi di nuoto, hai capito? Senti, Gianfranco, qual è un quadro particolare che c'è qui, che ti piacerebbe raccontare? Cioè adesso mi metto in difficoltà perché mi piacciono tutti, adesso io faccio un po' di retorica, però sono tutti partoriti come una mamma che partorisce i suoi figli, questi sono i miei figli, vengono mie. E quindi quando io vado nel mio studio lì così, vado a partorire delle cose che sono il primo a meravigliarmi di quello che accade. Poi se vuoi guardo qualcosa che mi dice delle cose, ad esempio in copertina ho voluto mettere... L'uccellino? Ho voluto mettere quello là. Si capisce perché in quel momento lì mi piaceva questa... Perché hai messo l'uccellino in copertina? Perché mi dava l'idea che intanto chiamami come vuoi, non ci do titolo, te devi sapere te come si chiama, il titolo. Ecco. E poi mi sembrava dei colori così che mi rappresentava bene in quel momento, però sai, sono emozioni che capitano in quel momento, poi dopo il giorno dopo sul mondo... da pensare sì. Sì, cioè però come sa lui. Sì. Ciao Gianfranco. Vai. Ciao Re. Ciao, grazie. Ciao. Animali senza fattoria. Wah 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 w